Auditorium della Scuola Don Milani a Venaria Reale, gremito ieri sabato 20 gennaio per la serata dedicata al Piemontese, organizzata dalla Proloco al Tessano Venaria Reale in collaborazione con l'Associazione Armonia e con il patrocinio della città di Venaria, della città metropolitana e della regione Piemonte, in occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali. Un progetto per valorizzare il piemontese, come ha illustrato il presidente della Proloco al Tessano Venaria, Claudio Macario Bani. La Proloco ha aderito alla giornata nazionale del dialetto organizzata dall'UMPLI, facendo proprio l'obiettivo che è quello di valorizzare la lingua e il territorio dove c'è la Proloco. Siamo molto contenti di questa iniziativa perché innanzitutto c'è stata una grossa partecipazione da parte dei gruppi di Venaria e anche di fuori che hanno contenuto invito, partecipando a questa serata dove è una sorta di contenitore pupurri, dove c'è poesia, musica, costumi e tradizioni del Piemonte. Una cosa che ci fa molto piacere, che vogliamo segnalare in questo ambito, è che abbiamo potuto presentare al territorio un nuovo gruppo, che è il gruppo storico del Tessano, che già una volta esisteva, ma in questa occasione della festa patronale di San Marchese si è voluto ricostituire e speriamo che abbia una lunga vita, perché penso che ci sia decisamente un grosso entusiasmo dietro questo. Ci sono delle persone splendide che credono nel progetto e effettivamente lo portano avanti. Quindi, cosa di meglio di poter permettere di cogliere l'occasione della giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali per valorizzare anche un grosso patrimonio che è quello dei costumi, della storia e del territorio. 14 gruppi che provengono da Torino e dalla provincia, oltre a tanti di Venaria. In più abbiamo dei poeti locali, dei musicisti locali che allieteranno la serata cercando di variare sul programma legato comunque alla lingua del territorio.